Fabio la B Facchinetti, una vittoria pronosticata, però sappiamo che vincere non è mai semplice, anche contro Volalto Caserta avete portato a casa un bel 3-0. Sì, noi ci aspettavamo di lottare veramente tanto oggi perché loro arrivavano con voglia di riscatto, sono una gran bella squadra con dei belli attaccanti e non pensavamo assolutamente fosse facile. Quindi ci siamo messe con tutta la concentrazione, abbiamo lavorato tantissimo tutta la settimana e però siamo riusciti a portare a casa bottino pieno e un gran bel 3-0, il primo di questa stagione, sono molto contenta. Ormai sei una colonna, cominci a essere una colonna di questa Saugella Monza, sono diversi anni che vesti questa maglia, hai fatto le promozioni, hai sfiorato la 1 l'anno scorso, quest'anno con quale spirito giochi questo campionato e come ti sembra questa squadra in parte cambiata e in parte no? Io la quarta stagione in maglia Saugella, sono molto attaccata adesso a questa maglia anche perché abito qui vicino, quindi sono Brianzola Doc e è bello poter far parte della squadra della tua provincia e sicuramente l'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione, quest'anno vogliamo di sicuro farla e fare quel passetto che ci è mancato l'anno scorso. Sì, ci sono state stagioni formidabili e spero che questa sia una di queste, di stagione formidabile, perché mi aspetto tanto da questo campionato e spero davvero in due gran belli obiettivi che sono Coppa Italia e campionato. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Angela Gabbiadini, è il caso di dirlo, ogni tanto ti rivediamo anche al nord. Beh sì, per fortuna sì, anche perché i miei se no non mi vedono mai, quindi ogni tanto, anzi sempre più spesso diciamo, siamo sempre qua al nord. Una nuova maglia per te quest'anno, quella del Volalto Caserta, e una società che ha tanto da imparare, penso che conti anche un pochino sulla tua esperienza per affrontare questo campionato. Beh sì, è una società appunto neopromossa che punta sicuramente al minimo indispensabile, ossia la salvezza. Abbiamo ancora tanto da lavorare, su cui lavorare, perché purtroppo, come abbiamo visto, teniamo fino a un certo punto, poi molliamo un po', ci vuole sempre un po' più di cattiveria e magari anche l'esperienza può aiutare. È una società comunque a tutti gli effetti, cioè su tutti i fronti comunque ben attrezzata, quindi adesso speriamo piano piano di riuscire a emergere. Le potenzialità ci sono perché abbiamo visto in campo comunque insieme a te tante giocatrici che questa categoria la conoscono bene. Che cosa vi manca in particolare per fare appunto questo passo in più? Io penso che manchi la cattiveria giusta, ecco, partire sin dai primi punti con la cattiveria che serve per non far salire l'avversario, poi il resto poi viene da sé. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie.